Cominciato a piovere proprio al momento giusto. Tutti sotto il portico. Ciao Jimmy. Ciao. Cominciato a piovere proprio al momento giusto. Dovrei mettermi di nuovo. Quanto si sposta il signore dell'ampio? No, ci mancherebbe. Che la cucina, però. Allora aspettiamo il parroco. Arcolato sereno. E la legge sono così che è partito che. Grazie. Allora rimaniamo in diretta, non so se rimanere in diretta o ciao. Purtroppo la pioggia è arrivata proprio a puntino. Ciao Sergio! Antonio, rispondo a Marco! Allora, andiamo a prendere... la processione. Siamo arrivati con la banda.
Acceso, non te lo conosco. Tra i tanti insegnamenti che Sant'Antonio Abate ci ha lasciato, anche la preghiera, ci ha insegnato a pregare. Lui viveva una preghiera immersa, una vita immersa nella meditazione e nella preghiera. Ecco, allora, facendo tesoro di questo suo insegnamento, cantiamo la preghiera che anche lui ha appreso e imparato da Gesù, il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio fortezza di chi spera in te, che hai reso glorioso Sant'Antonio per l'intensa fede e l'operosa carità, fa che la sua intercessione aiuti coloro che nella sua festa annuale lo pregano con il vivo desiderio di imitarlo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Per intercessione di Sant'Antonio Abate vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Voi sapete che i santi non litigano tra di loro, anzi fanno a gara a diventare ancora più santi. Allora possiamo cantare, prima di concludere questo momento spirituale, l'Ave Maria, la santa per eccellenza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è
accendere all'attenzione del Falò un grazie doveroso e a tutti voi che siete qui e state partecipando a questo bel momento, che sa un po' di tradizione tradizionale, ma c'è un santo, c'è la vita, c'è una cosa bella. Quindi grazie particolare al gruppo Alpini che sempre si adopera per questa iniziativa. Grazie ad Arconate Serena. Grazie alla polizia locale, grazie anche a chi si prende cura durante l'anno della Cappella Sant'Antonio, perché c'è sempre qualcuno che ha cura e questo è molto bello. E grazie anche ai carichetti, grazie a tutti, buona continuazione di festa. Buonasera a tutti, volevo invitare il sindaco che mi sembra di aver intravisto, ringraziarlo per i permessi che ci ha dato e vi dico subito che questo falò sarà un piccolo falò perché causa inquinamento cercheremo di renderlo solo simbolico e nulla più. Prego. Buonasera a tutti. Questa sera mi sembra di essere blasfemo stare su questa cappellina. Io da modesto cristiano quale sono, par mio sono devoto a Sant'Antonio, non proprio questo Sant'Antonio, ma Sant'Antonio quello di Padova. Quello giocano. Sì, giocano, non litigano mai, santi. Perché per una serie di ragioni. Intanto mio papà di secondo nome si chiamava Antonio, avevo anche una zia che si chiamava Antonia di secondo nome e come dire, e Sant'Antonio dalla barba bianca fa troacca che manca, dicevano, e per chi non capisce il dialetto, Sant'Antonio dalla barba bianca fammi trovare quello che mi manca, e tante cose ha fatto trovare Sant'Antonio. In ogni caso, per ricordare il santo e per essere grato a questo momento tradizionale, è due mesi che lavoro per realizzare una cosa che mi stava a cuore. Io non so se c'è Massimo, Max, c'è in giro Max Pilota, il mio amico di bici, c'è? No, non si vede. Beh, fa niente, piuttosto vado lì a accenderle io. Vabbè, io ho pensato di fare un regalo alla comunità e soprattutto a questo quartiere, lavorando per due mesi, e devo ringraziare tante persone che mi sono state vicine per raggiungere questo scopo. Virginio, Dino, Max, che dicevo prima, idraulici, muratori, insomma, in tutte le maniere abbiamo fatto modo di far rifunzionare le fontanelle del Sant'Antonio. Io adesso spero che ci sia qualcuno che tiri sull'interruttore, perché non è un'inaugurazione ufficiale, però è proprio in occasione di questo Sant'Antonio che vorrei far funzionare queste fontanelle. C'è qualcuno là dietro? No, non c'è nessuno. Allora, io direi, se aspettate un attimo, prendo, vado là io, tiro sull'interruttore e poi dopo faremo l'applauso alle fontanelle. Grazie a tutti, buonasera a tutti quanti e di nuovo accenderemo il falò. Grazie.
fermo 9 mesi. Andiamo a vedere solo un po' c'è stata la andiamo a vedere l'accensione del falò. Abbiamo visto le fontanelle, hanno ricominciato a funzionare dopo un po' di anni, non male. Vediamo se ci facciamo strada adesso di qua. Grazie. Mi sa che mi devo appoggiare. Piccoli problemi. Oh, facciamo una bella foto di qua, vediamo se si vede qualcosa. Saliva lì o che era qui dentro. È buio, non si vede qualcosa lì. Andiamo a vedere l'accensione. Troppo ragazzi, sto... Sordiglio del sindaco, anche le prime due non funzionano. Quelle a monte, come si dice, quelle a monte non funzionano. Quelle a monte non funzionano. Vado a chiamarlo, perché sennò... Non so, di solito veniva lui ad accenderlo. No. Si può stare qua, non è pericoloso, no? Pericolosissimo. Ostrega, allora vado via. Non mangiano questi qui. Sì, non vanno quelli tutti miei, quelli. Dagli una voce, va che ho visto che si è cambiato. Sta venendo di qua. Tantissima gente, facciamo una bella fotina. Okay. Adesso la facciamo anche con il fuoco acceso. Guarda che va. E dopo ne faccio un'altra col fuoco un po' più... Sì, ma tanto, cioè, io sono qua, giusto sono... Sì, sono i bambini e... meglio. La sicurezza non è mai abbastanza. Col fuoco... Non si scherza. Anche già da bambino c'è un po'. Allora, accensione del fuoco. Tanto le fontanelle vanno, mi sono messo già un vomito nella fontanella. Bagnato, dopo devo...
sì, bagnato, bagnato, abbastanza bagnato. Venuto un pochettino. Un attimino che è, poi pumpa. Tantissima gente, eh? Rispetto agli altri anni, sì, tanta gente. Beh, qualcuno adesso sta andando a vedere perché fa freddo. Ti viene bianca, almeno prova, però magari, perché se devi fotografare lontano ti viene bianca. Scusate, io parlo, tanto, allora,
fuoco, sta prendendo fuoco, come si dice, c'è fuoco. Ah, scalda anche un po'. Però se si può, dobbiamo andare dall'altra parte, dici che posso passare. Ma non mi viene nessuno, eh? Non mi viene nessuno. Ah, vieni, mi prendo paroli qua, passa dove... Ok, grazie. Oh, mare. Thank you.
Allora, andiamo a fare un giretto anche il gruppo alpini, stanno servendo un po' anche. Che è impossibile passare. Dobbiamo fare il giro dall'altra parte. È un po'. Grazie, ciao. Senti, facciamo il giro dall'altra parte, sto fuori, vediamo se per qua. Oh, mi prendo con quel posto, è bello. Il? Sì, lo so, so. Ah, bello, bello, sì. Bello. Allora, ragazzi, facciamo il giro di qua, saltiamo.
andiamo verso ti chiamo Sant'Antonio. Ti chiamo Sant'Antonio. Ciao, la mano fredda perché ho avuto questo moccolo qua. Fiore, c'è la mano allora, fredda. Allora, porca miseria, Fiore. Com'è? Sì. Andiamo verso gli Alpini a fare un giretto. Ma poi allora qua funziona. Andiamo giù di qua. Bellissima gente, qua sono gli Alpini, le bevande calde, salamelle, tantissima gente anche se piove, quindi la festa è sempre sentita. Adesso noi chiudiamo, abbiamo fatto vedere la festa. Aspetta, facciamo una fotina. E buona, va bene. Fotina al Campo Serena. Gini! Oh, ciao! Ciao, 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 ciao. Sono in direttissima. Grazie. Adesso quando la prossima festa che facciamo, mangiate. Va bene, grazie. Ci stacchiamo la diretta e faccio un po' di foto, così almeno rimangono anche un po' di foto. Buonanotte a tutti e niente, buonanotte, non manca che dire che buonanotte. Cosa manca? Volete fare un altro giretto? Facciamo un altro giretto? Vediamo se riesco a fare una fottina da qua. Va bene, dai ragazzi, stacchiamo, buonanotte a tutti, ci vediamo alla prossima. Per quanto riguarda il BNTG, mi sa che lo farò fatica, però mi piace l'idea, avete risposto in tanti, e quindi niente, magari ne faremo un altro di prova, non so come verrà, però ce la metterò tutta. Ciao, buonanotte. No, va bene. E niente. Siete ancora tanti in diretta. Mi spiace anche un po'. Niente ragazzi, andiamo qua. Buonanotte a tutti.